beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Prima edizione Amo Napoli, un premio, possiamo dire, concepito all'insegna della donna? Quest'anno sì, l'anno prossimo invece premieremo gli uomini. L'idea è questa. In alternanza? In alternanza. Un anno cominciamo con le donne e tra l'altro lo andiamo a inserire in una serata molto particolare dove ci sarà una tappa di un concorso nazionale come Ragazza Weekend Dance, che ha prodotto anche la Miss Italia dello scorso anno. Abbiamo tanti concorsi come quello che segui anche tu, che hanno una loro visibilità, quindi tante tante belle ragazze, ma soprattutto poi premieremo donne dell'artigianato, della realtà quotidiana difficile di questo nostro territorio. Ecco, Italo, saranno contenti anche loro a casa se tu magari ci dicessi come si arriva poi a essere selezionato, perché io ho visto una lista di nomination pari a 100, però solamente 10-11 vengono premiati. Sì, ecco, diciamo, è difficile fare una selezione. Trovare è difficile, ma non impossibile, perché poi le persone che lavorano quotidianamente sudando e contribuendo alla crescita della nostra città, da cui il nome Amo Napoli, le si conoscono, perché sono quelle che quando tu ci parli sai che non vendono fumo, sai che che vengono da storie diverse ma molto molto difficili anche talvolta, e quindi stasera queste persone saranno qui, saranno premiate, ma è l'inizio di un percorso. Mi pare di capire che avete scelto un po' tutti i settori della società civile di Napoli, parlando di imprenditoria, arrivando al giornalismo, alle arti, allo sport. Certo, certo, ci sono questi settori, ma io sottolineo soprattutto il settore del giornalismo e dell'arte, perché Napoli anche nelle donne spesso non viene valorizzato quello che queste possono mettere in campo. Bene, Amo Napoli, prima edizione, e vi rimando alle immagini di questa serata magnifica prodotta da Italo Palmieri. Grazie. Grazie a te. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Siamo in compagnia con la presentatrice Maria Monse, benvenuta Maria. Grazie, grazie, grazie anche per la precisazione presentatrice, perché io nasco proprio come conduttrice di programmi televisivi, quindi... Il tuo legame con la Campania, con Napoli, non è forte, di più. Fortissimo, non dimenticherò mai un aereo che è passato proprio l'anno scorso, di questi tempi, nella casa del GF, con scritto Anna Re sei nei nostri cuori. Io ho capito, i miei amici campani, i napoletani, che mi vogliono bene, ringraziato. Dalla casa del GF. Tra l'altro è anche sposato un campano. Non a che caso. Salutiamo Salvatore. Ciao Orsacchiotto. Insomma, voglio dire, tanti ospiti, tante eccellenze, tutte al femminile. Eh sì, tutto il femminile, perché le donne hanno preso potere, vediamo il caso giustamente della Meloni, io faccio il tifo per lei. Che dire, io ho una figlia femmina, quindi viva le donne! Ma sarà perché voi utilizzate entrambi gli emisferi, destro e sinistro? Avete una marcia in più? Sì, devo dire, essere modesta, la marcia in più la riconosco, ce l'abbiamo, e poi noi siamo molto responsabili, noi vogliamo i nostri diritti, ma siamo persone che, almeno parlo per me, per la siciliana che sono, e anche le persone che vedo attorno a me stanno migliorando sempre di più, quindi abbiamo quel senso del dovere. Il senso del dovere, il dovere ti chiama perché
da qui a poco dovrai presentare. Ecco qui la mia cartellina che mi accompagna, quindi a tra poco. A tra poco, bye bye. Mua. Ciao. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man. Gino, è un po' ritrovare i vecchi amici, ma anche i nuovi. Allora è sempre un piacere quando si riesce a organizzare degli eventi come questo a Napoli e sappiamo veramente di ritrovarci partendo da te a tutti gli altri. Io penso che noi riusciamo ad elevare quella che è la nostra categoria e farla diventare sempre più viva, perché oggi realmente noi siamo staticamente infiniti, perché è un connubio strano lo staticità e essere infiniti, ma quello che funziona è proprio questo: non fermarsi, creare degli eventi, ma con la staticità di persone che oramai hanno creato su Napoli un qualche cosa che non può essere dimenticato, e noi ci siamo, e questa è la cosa che deve continuare a essere. Tra gli ospiti Antonio Ferrieri, un'eccellenza nel suo settore, possiamo definirlo un inventore del dolce, ma non solo. Ciao Antonio. Ciao, grazie della presentazione. Io sono un artigiano, comunque sicuramente nel mio settore ci vuole inventiva e ci vuole fantasia, questo è vero, pure per stare sempre avanti, insomma, per quello che possono essere il progresso, il mercato, eccetera. Valeria e Valentina, tu Valentina, lei Valeria, lei magari nel calcio è entrata prima di te, ma solo di poco, quando il calcio era solo appannaggio maschile, oggi fortunatamente non lo è. Viva il calcio femminile. Viva il calcio femminile, spero e mi auguro che continui a crescere e così come sta succedendo negli ultimi anni. Valeria porta Napoli in giro per l'Italia. Sono molto orgogliosa di questa cosa perché con Valeria ci sono cresciuta, abbiamo vissuto gli anni più belli a Napoli insieme, e insieme abbiamo raggiunto la promozione in Serie A, insieme abbiamo raggiunto una finale di Coppa Italia nonostante eravamo una squadra di Serie A2. Di sacrifici insieme ne abbiamo fatti tantissimi e vederla oggi nel calcio professionistico per me è motivo di orgoglio. Bene, che emozione premiare una tua compagna di squadra. Per me intanto è un onore premiare Valentina, perché anche se io ho iniziato prima, però è come se avessimo iniziato insieme, perché è un esempio del calcio campano. Quindi io spero che ci siano tante ragazzine come lei, perché io sono stata fortunata che adesso faccio il calcio di lavoro, quindi lei ha sempre lavorato e poi alla sera si veniva a allenare, ha fatto dei sacrifici enormi, quindi siamo state entrambe brave a mantenere sempre, ad essere sempre professioniste, quindi niente, io sono onorata di premiare Valentina, se lo merita soprattutto, e ci conosciamo da una vita. Cioè adesso ci basta anche solo guardarci per dirci... È un'intesa. Sì, 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 sì. Antonella Formicola, premio legalità. Insomma, c'è ancora tanto da fare per questa violenza purtroppo sulle donne? Assolutamente sì, veramente bisogna dire che negli ultimi 15 anni sono stati fatti passaggi importanti anche a livello legislativo, sociale, ecco, noi con la sensibilizzazione, tutti noi, voi giornalisti, noi operatori del settore, abbiamo fatto in modo che quantomeno se ne parlasse, però purtroppo le cronache tutti i giorni ci raccontano qualcosa di diverso, i dati sono ancora molto molto allarmanti, quindi speriamo che veramente anche a livello istituzionale possano darci un'ulteriore mano per cercare di trovare una chiave giusta, quantomeno per arginare queste tragedie che accadono troppo quotidianamente. Rosa Manganaro, tu che fai belle le donne, ma è più difficile far belle le donne o far belli gli uomini? No, 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 e io ho fatto l'ambito delle femminile, non è difficile, basta instaurare un buon rapporto con le donne, entrare un pochino anche nella psicologia delle donne, e quindi non è stato difficilissimo. Il posto dove sto, insomma, per tirarmi fuori non è che è stato semplice, però dopo tanti anni ci sono riuscita, grazie anche a mio marito. Certo, invece
per i diritti non c'è genere, i diritti sono uguali per tutti, tu che li rappresenti. Assolutamente, per i diritti non c'è, e lei proprio perché vive in un luogo dove i diritti sono calpestati, lei vive a Castel Volturno, quindi una donna che si fa largo, un territorio difficile. È un territorio difficile dove la legalità non c'è, e lei con la sua moda, con la sua modo di fare è riuscita a ripristinare, ma soprattutto apre sempre le braccia a chi ne ha bisogno in quel territorio. Premio giornalismo televisivo a Rossana Russo, una donna che racconta la città di Napoli, la Campania, ma non solo la Campania. Sì, ricevere questo premio veramente mi rende veramente onorata, perché per me è un privilegio, perché è vero che ci sono tanti premi, lo diceva anche il grande Edoardo De Filippo, però è sempre un'emozione ricevere, e questo è particolare per me per due motivi. Uno, perché è un premio per Napoli, e io mi sento napoletana, ma napoletana nel mondo, no? Sembra una parola banale, però napoletana nel mondo, perché noi raccontiamo Napoli nel mondo, io come giornalista racconto questa città nel bene e nel male, perché è una città che ha il bello e il brutto come tante, ma ha una grande peculiarità, e nei miei servizi di cronaca, ma anche di costume, racconto questo, come anche nel mio ruolo di responsabile del Teatro San Carlo, di tutta la comunicazione, raccontiamo il bello sempre del nostro teatro, che è il teatro di tutti. Un'eccellenza del mondo. Un'eccellenza nel mondo, è il più antico teatro d'Europa, quindi anche questo, il ruolo lì nel teatro mi permette di raccontare e cercare in tutti i modi di rendere anche fruibile la notizia di un teatro lirico, che sicuramente ha un pubblico anche più elevato, tendere anche a rendere delle notizie pure fruibili a tutti, perché un teatro come il San Carlo deve essere il teatro di tutti. E poi naturalmente racconto la cronaca dalla Campania, da Napoli in particolare, per Enrico Mentana, perché sono la sua... La sette, sì. E salutiamo il direttore. Salutiamo, ciao direttore. E quindi, e anche questo mi permette di raccontare, chiaramente attraverso la cronaca, non raccontare, però denunciare delle cose che magari non vanno, e questo è anche un bene per la città, perché noi giornalisti dobbiamo denunciare quello che non va, proprio per proteggere la nostra Napoli. E un'altra cosa, e chiudo e finisco, se non hai altre domande, voglio dirti che è bellissimo il nome di questo premio. Amo Napoli. Io amo Napoli, è veramente bellissimo il nome di questo premio, e sono in grandissima compagnia, onorata delle donne che avete scelto e che avete premiato, perché sono delle donne incredibili, ognuna eccelle in un settore, uno diverso dall'altro, e ti fa capire veramente questa città quante donne ha e quanti uomini, no? Che si distinguono in tanti settori e che nessuno conosce, perché non è che poi siamo tutti noti e note. Quindi complimenti, e amo Napoli. Professoressa Capobianchi, lei è stata, diciamo, una delle prime, se non la prima, mi corregga se sbaglio, a individuare il virus del Covid. Il virus SARS-CoV-2 all'epoca non si chiamava SARS-CoV, perché non era nuovo, si chiamava N-CoV, cioè coronavirus nuovo. Siamo stati i primi in Italia, fra i primi in Europa e i quinti nel mondo. È stata una grande risorsa avere il virus a disposizione, perché ci ha permesso di studiarlo, certo. E quando ci sono nuovi agenti bisogna conoscerli, studiarli, per conoscere quali sono i meccanismi di patogenesi, per mettere in piedi la diagnostica, perché altrimenti, se non si mette in piedi la diagnostica, come si fa a riconoscere le persone? A chi vuole dedicare questo premio? Questo premio lo dedico alle persone che hanno lavorato con me per 20 anni per arrivare a mettere in piedi un team efficiente e in grado di confrontarsi con... Noi le auguriamo buon anno. Grazie, io auguro a mia volta buon anno a tutti. Grazie. Talking a day in a dream. Oh,
You can awake.